punizioni. Nei circuiti. Lazio sempre più vicina all'Europa, Gascogne travolgente. Ecco, l'inglese giocare con una speciale protezione sul viso, c'era appunto da proteggere lo zigomo infortunato a Wembley. Mista capisce subito che sarà un pomeriggio durissimo, la conclusione era di Fuser. Poi l'Ancona con questa conclusione di De Etari, Orsi si oppone al destro dell'ungherese. Corner di signori, Ridle in elevazione superba, poi il tedesco sbaglia di piede. Azione in fotocopia, ma stavolta in agguato c'è Cravero che vanifica la respinta di Nista, 1-0. Esultanza di Cravero che poi uscirà per infortunio nella ripresa. Al 40esimo, guardate che finezza dell'inglese, un lancio con questo giochino, calcio spettacolo da parte di Gascogne. Ancora lui avvia l'azione, sfortunata deviazione di Soliano, Fuser intuisce tutto e segna con freddezza. E passiamo alla ripresa, ancora Gascogne che lancia signori, Nista ne ritarda l'azione e poi per il gol ad ora soltanto una deviazione sul palo da parte di De Etari. Poca cosa da parte dell'Ancona, qui Orsi devia in angolo un tentativo da parte di Caccia. Poi guardiamo questa azione, il guardalinea aveva segnalato un'irregolarità di Ridle, l'arbitro Nodinelli non interviene, Fuser laboriosamente va in gol, ma il guardalinea torna verso il centrocampo, ma le proteste dell'Ancona vanno a buon fine. Forse Casarini avrà qualcosa da dire all'arbitro, al suo collaboratore che hanno difettato di personalità. Ed ecco l'azione show di Gascogne che taglia tutto l'Ancona e poi con grande altruismo consente a Ridle di segnare il più facile dei gol. Gascogne a tratti davvero eccezionale, prova anche l'azione insistita da solo, Nista gli nega la soddisfazione del gol. Geniale questo passaggio di Fuser per signori, gran sinistro, palla nell'angolino più lontano. Siamo al 44esimo del secondo tempo e poi un minuto dopo signori si ripete, ancora ormai chiaramente in ginocchio, sempre nello stesso angolo, 5-0 per la Lazio. Signori, ne vediamo l'esultanza, con 25 gol in un solo campionato diventa cannoniere principe nella storia biancoceleste, ha fatto anche meglio di Chinaglia che ha messo a segno 24 gol ma in un torneo a 16 squadre. Positiva anche la prestazione di Winter, di Gascogne abbiamo già detto. Per quanto riguarda l'Ancona, già in Serie B è la 13ª sconfitta in trasferta con un finale davvero tutto da dimenticare. Linea Galeazzi.